Ed eccomi qua, buonasera, benvenuti a Sportacus, trasmissione sportiva, parleremo di sport e non solo di sport con i nostri ospiti in sala che sono il professor Francesco Paolo Antoni, buonasera. Docente di sport e società all'ISIF di Roma, sì. Coordinatore capo dell'ISIF del Lazio. Grazie di essere venuto ancora una volta, grazie professore. Grazie a lei di avermi invitato. Benissimo, l'incappucciato che sarà qui con noi in veste di testimone oculare del calcio scommesse, scandalizzeremo tutti quanti con le sue testimonianze di TV, spero. Speriamo. Benissimo, è un mio grande amico, un grande campione degli anni passati del calcio, degli anni 50, degli anni 60, Rubens Angelini. Ciao Rubens, grazie di essere venuto. Soprattutto al matrimonio, al battesimo, cioè di mio figlio piccolino. Anzi, ti ho portato la bomboniera che hai dimenticato. Oh, però... ti ringrazio, guarda, ci tenevo così tanto. L'hai scordata, l'ho scordata nella confusione. Che benissimo, grazie. Grazie, e Tita Ruggeri, splendida come sempre, a Pua questa sera. Benissimo, tutto spazio qui, lo vedremo più tardi. Io presento il primo servizio straordinario dal campionato mondiale di biliardo e vi prego di seguirlo molto attentamente perché è un servizio molto molto particolare. Via col servizio. Benissimo, si dice a Napoli tutte cose complicate, sono sempre saporite. Io passo subito a fare un'intervista all'incappucciato dove voglio sapere i nomi del calcio scommesse perché adesso è il tuo momento incappucciato e ti prego di fare i nomi. Fai i nomi, forza. Macelleria, Palumbo, Sante, Pesè di Braciole, di Sacicce, sei un amante. Questo me l'ha chiesto il mio macellaio di dirmi. Ma non mi interessa! Facciamo vedere che ci scommesse, forza! Ma di pazienza, forza, dai! Dai, intanto prima voglio rispondere a tanti e tanti che mi chiedono lei com'è in privato. Io voglio rispondere io? Pubblicamente. Come sono io? Ma lo chiedono tutti nel quartiere, ma Sarcinelli com'è? Sarcinelli com'è? Come sono? Una carogna, Sarcinelli, privato. Ma come ti permetto, ragazzi? Facciamo questo, forza, forza! Arriva all'aneddoto immediatamente. Sì. Allora, ero in vacanza. Dov'era? A Sapri. A Sapri, a Sapri. Sapri. Era luglio, sì. È venuto da me un uomo. Disse, con una valigetta 24 ore. Non mi interessa quanti ore erano. Calzini e scarpe di... Non ci interessa. Però, vabbè, le teneva. Beh? Mi ha offerto 40 milioni per truccare la partita del Verona. Ditemi se non è un reato. Ditemi se non è un reato, questo. È un reato. E allora? Io gli ho detto, guardi che il campionato è finito. Siamo a luglio. Lui ha detto, guardi, li prenda. Io li ho presi, Sarcinelli. E cosa ha fatto? E che ho fatto? Che dovevo fare? Ormai il campionato era finito, potevo mai truccare la partita, Sarcinelli. E allora... perché sei capucciato? E perché allora? Quello se mi riconosce mi piglia a palato, ma Sarcinelli. Ma storia allora, ma che capito? Devo fare? Scusi tanto, Sarcinelli. Scusi. Ma le palate fanno ma male, Sarcinelli. Stai esagerando, Stai esagerando, e schiamo. Stai esagerando. Allora sto esagerando. Basta così allora. Sto esagerando. Io vado subito con il mio grande scoop. Il mio scupone, avanti. Basta la regia, forza.
È uno scoop eccezionale, una cosa che non posso soltanto farmi illustrare con la telecamera. Forza, siamo riusciti ad entrare in questo momento. Ed è molto difficile stare in questo tipo di attività perché costa molta fatica, molto anche rischio. Perché in questo fornitoio non è facile entrare, c'è un servizio d'ordine che blocca tutta la situazione. Luciano, dove sei? Ecco qua, benissimo. Stiamo spinendo. Ma dove stai andando? Dove stai andando? Accidenti, Luciano, aspettami! Luciano, eccoci, ci siamo. Benissimo. Va bene così, ci siamo. Forse il polotti c'è, forse l'abbiamo trovato. Lui, possiamo chiedere, forse la notizia sulla. Cercate me? Cerchi me? Chi sei, sporta tu? Cerchi me? Se trovo chi fa il montaggio dei miei servizi, lo ammazzo di botte. Io proseguo a parlare con il professor Paolo Antonio, sì, di sport e società. Parliamo di problemi dello sport società, legati alla società. La salute sport e lo sport. Salute. Bene, affrontiamo questo problema. Benissimo. Lo sport, se praticato male, può essere dannosissimo per la salute. Certo. E allora bisogna che ci sia un controllo. E ci deve essere così. Come, professore? A me me lo dici, cretino. Cosa ho fatto? Scusi, perché mi chiamano? No, dico, a me lo dici, cretino, tu, sportivo, non ti controlli, se poi sportivo. Non ti senti male. Certo. Io non posso far molto per te, allora controllati, fa che ci sia un controllo e fallo così. Come, professor Paolo Antoni? Guarda là. Dove? Guarda là. Che è successo? No, dico, guarda là se uno si deve ridurre in quelle condizioni, se pratica lo sport malamente. Ho capito, e ti fai male così, certo. Allora controllati e fa così. Così come, professor Paolo Antoni? Telefono a casa. Che è successo? Madonna santa, che... No, successo? Dico, che fai? Telefoni a casa se poi non ti senti bene. Telefoni a me, io non posso far niente. Ho sportivo che non ti sai controllare. Certo. E allora io propongo una cosa. Voi ponetemi qualsiasi tipo di problemi. Per ogni risposta esauriente che mi darete, io vi domanderò qualcosa. Veramente, grazie, professor Paolo Antoni. Passiamo alla fuga di Guido Iacchin sulla Tirrena Adriatica. Via col servizio sul ciclismo. Via. Missili, ma chi sono i missili? Sono qua sulla bicicletta i missili. Vai Guido, così che non ti beccano. Non ti becca nessuno oggi. Porca vigliacca, vai. Così Guidone. Dai che sei una iena. Dai. Cosa ha mandato il rifornimento? Guido, sta calmo, Grazie. Scusate, grazie alla regia, io passo subito la palla a Tita per il suo quiz. Benissimo, via a te. Grazie. Vai Stefano, col quiz. Mi inviti lì ancora? Ti anche bido... stasera? Vuoi venire? Certo. Benissimo, allora andiamo. Almeno eccoci un po' in compagnia. Qua. Sei pieno di qua. Buona. Bene, siamo qui e la prima cosa che volevo fare stasera è mostrarvi una cartolina che io ho ricevuto. È questa e viene dal Kenya. Eccola, questa qui. Me la manda Ughetto di Trani. Il timbro postale, infatti, è di Trani, ma comunque la cartolina è del Kenya. Il testo è veramente molto dolce. Dice: ciao Margherita, sono lontano dagli occhi, ma non dal cuore. Ughetto, sei veramente delizioso. Ricordati che il cuore è sempre stato scritto non con la Q, ma con la C. E torna presto in Italia per vedere la nostra trasmissione, ok? Neanche i francobolli sono del Kenya, povero Ughetto. Vabbè. Bene, io stasera il quiz non me lo ricordo, voi comunque telefonate pure, mi verrà sicuramente in mente. Ed ora chiederei alla regia di collegarci con i prossimi filmati, prego. Beh, troppo brava. Thank you.
Scuso. Hai fatto qualcosa? 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 Molto bene, grazie alla regia per questi servizi. Allora, Angelini, Rubens. Che battesimo, ma Stefano, che ancora, battesimo! Ancora. Ma che baglieri siamo stati tutti venuto, al battesimo del bambino, sì, del bambino di Stefano. Grazie, grazie. C'erano calciatori a Iosa, ne ha invitati proprio tutti, sei amico amici, di tutti, ed è vero, ma quel bimbo, signori, quel bimbo. Ma Stefano è precocissimo, eh? È precocissimo, non ha neanche un... Quanto tempo avrà? Allora, 25 giorni. 25 giorni! Io e Altafini eravamo Matteo, i padrini. Matteo. Matteo. E di secondo nome? Vabbè, Rubens non volevo... Dai! Ci ha dato il mio nome. Dai, ci ha dato il mio nome, vabbè. Di secondo, no? E io e Altafini col bambino in mano perché eravamo i padrini. Lo sai. Adesso non so, esuliamo, lo so, ma te lo meriti, sì. Devo dirlo. Io e Altafini, io e Cosè col bambino in mano, a un certo punto Cosè... Sai come si fa con i bambini? Gli fa tipo cipo cipino, ma come sei bellino, cipo cipo, che carino, che carino. Dice, sì. Signori, lo dico qua, non so se posso dirlo, il bambino ha preso il ciuccio, l'ha tirato fuori, ha guardato Cosè, Altafini, ha detto, è precocissimo tuo figlio Stefano, ha detto testuali parole. Uè. Così ti ha detto. È veramente incredibile, mio figlio. Io direi di chiudere qui la trasmissione chiamando Tito Rogina a salutare tutti quanti. Grazie all'incappucciato, grazie a Rubens di essere venuto al battesimo, grazie professore. Arrivederci alla prossima puntata di Sport. Ti dico, guarda che io sono sorpreso. Sono sorpreso perché, cioè, parla. Apra la bomboniera.